visione più terrificante, Madonna, che abbia mai visto in tutta la mia vita. Raga, se dezoomate, vedete, Dio, tutta la barca impennata. Oggi affondiamo con il Titanic! Benvenuti nell'experience di nave che affonda su Roblox. Tutti noi abbiamo sempre sognato, io sarò il capitano, di affondare con una nave in mezzo alle urla dei passeggeri. Felo ha sognato, so. No, per nulla. È una roba genealogica, probabilmente. Perché il nonno di Felo è un capitano delle barche. Lo sapevate voi, per esempio, questo? No, ma pensa! È importante. Adesso sapete una cosa in più. Adesso però ognuno di noi dovrebbe andare in una zona diversa. Ma io direi, visto che noi siamo un team e siamo uniti, andiamo tutti sul ponte. Tutti vicini, sì! Va bene, di qua. No, è qua. Anna, io non ho parole nella tua incompetenza. Qua, vieni qua. Ma lì c'era scritto ponte. Raga, ma la nave si sta imbarcando. Oh! Andiamo a bordo. Allora, siamo tutti a bordo. Sì, ma raga, ma è sto. No, dai, è tutta inclinata. Seguite il capitano, ragazzi. Sono io il capitano. Siamo capitano. Potete riconoscermi. Ricordate che il capitano affonda sempre con la nave. Quindi noi ci possiamo pure levare di mezzo. Potete riconoscermi da questo razzo d'artificio di emergenza. Che razzo che c'hai, là? È un fischione. Silenzio. Seguite il capitano che vi porterà alla salvezza, ragazzi. Lion! Sì, mozzo. Questa barca sta affondando. Per le mie chiappe. Potrebbe essere effettivamente che la tua chiappe. Cacchio, allora ti dovremmo buttare a mare. No, non puoi, scusa, sei il capitano. Buttalo, buttalo. Devi salvare tutti i passeggeri. Ma se uno ha le chiappe grandi che affonda la nave, che vuol dire? Mica. Raga, ma si vede sensibilmente, si sta proprio imbarcando. Venite, 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 dobbiamo andare dalla parte che non si imbarca. Qua, tipo dentro. Ah, bellissimo. Ma non, come dentro? Sì, ma non siamo sì. sicuro. Dai, zitto. Guarda che pazzesco arredamento. Allora, allora, mettiamo subito le cose in chiaro, perché a me non va bene. Chi è che non si fida del capitano? Io. Cosa? Vantaggioso! Come si permettono? La devo buttare in mare. No, 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 ti prego! Tanto il destino è quello comunque! Ma non dire corbellerie, io ho il perfetto padronamento del mezzo. Adesso calerò una scialuppa. Ma io sto affondando lì in fondo. Stefano, vai nella scialuppa. Ma perché? Vai, ti dico, vai, saltaci dentro. No, no, Madonna, quanto sei. Ma che stupido idiota. Ma che demente. Ma che... E uno in meno. Ma come... Ci sono. Ma come fai a essere così demente? Scusa. Sei un demente. Sei un lurido demente. Capitano, scusami. Sei un demente di mare. Un demente marino. Capitano, non meritava di stare con noi. Infatti speriamo che buttati nel mare e fatti morire. Ma pure gli squali. Ma stai zi, ma non te magnano. Fai schifo pure a loro. Venite ragazzi, adesso salvo un altro. Venite, venite. Allora Anna. Il cappello. No. Prima voglio. Le signore. Allora, che poi ha anche scoperchia. Una certa età, quindi giustamente deve salvare. Ah, tua sorella. Vai Anna, saltaci dentro. Fra, come la piglio. Ok? Ci sono. Hai visto? Ragazzi, si sta imbarcando sempre più. Venite. Aiuto. Ragazzi, tranquilli. È la visione più terrificante, Madonna, che abbia mai visto in tutta la mia vita. Raga, se dezoomate, vedete, Dio, tutta la barca impennata. Mamma mia, che paura. Capitano, siamo tutti inclinati, dobbiamo fare qualcosa. Ho tirato un routine. Silenzio. Allora, chi è salva, tipo Anna, deve stare zitta. E anche Stefano, zitti, che voi non avete più problemi. Che camino? C'è Babbo Natale dentro, forse. Venite, ragazzi, vi salvo io. Qui! Dai, sì, zitto, 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 ci salveremo di brutto, ragazzi. Noi non possiamo abbandonare la nave. Perché il capitano non abbandona mai la nave, giusto? Tu sei il capitano! Eh sì, ma cosa mi lasci da solo? Può tenerci in spalla, capitano! No, ragazzo, è molto ripido ora. Cazzo, è difficile! Ragazzi, adesso! Si sta affondando. Guardate come ho fatto io! Mamma mia, che incredibile! Dovete farlo anche voi! Perfetto! Aiuto! Dai! Ok? Ma sei sicuro che quel giusto? Sì. Adesso dobbiamo pareggiare il movimento ondulatorio del mare per cercare di rimanere qui. Capitano! No. Io però vorrei che anche... Scusate, ma Anna e Stefano, morite e tornate con noi, no? Ma possiamo! Non si può!
Sì, arrivo. Devi venire sulle chiappe della nave. Frate, ho detto che non si può. Lasciami in pace. Stefano, non ci vengo. Vieni subito, Anna. Senti, ti acchiappo con la barchetta quando cadi. Non ci salgo là sopra. Vieni, Anna, terrificante. Vieni. Per favore, ho paura. Non voglio. Vieni. Che lo quasi ordino. Tutti contenti. Oh. Guarda, c'è anche Stefano. Devi venire sul ponte e poi te la fai tutta impicchiata. Anna, corri però, no, che no, si sta impennando. Arrivando, non ce la farà mai, capitano. Anna, se venivi quando te l'ho detto io, non rischiavi la morte. Adesso fa veloce. Non ce la fai. Lion, c'è un problema. È solo la poppa accessibile. Andrò a poppa. E vieni a poppare. No. Vieni, Anna, vieni, siamo qua sopra. Tanta. Brava, brava, vai, vai. Vai, Annina. Dove è andata? Va bene. Ragno qui, non ce la faccio. Rimani lì, va bene così, ragazzi. Mamma mia. Ho paura, perché? Allora, siamo in una botta di ferro, ragazzi. Non ci può succedere niente. Ma attenzione, perché questa nave qui era la più facile da sopravvivere. Le altre che ci sono sono molto più difficili. E noi, oh no, ovviamente proveremo tutte, se riusciamo a sopravvivere però. Perché ancora non è detta l'ultima parola. Come potete vedere, grazie al vostro coraggio, che siete rimasti con me fino all'ultimo, adesso non ci sono più scialuppe disponibili per noi. Vabbè, però, però potete dire, quella mia di Stefano lì nell'acqua. No, quelle non si possono usare. No, stai Lion, zitta. Lion, Lion, siamo letteralmente in verticale, Santa Maria. Non però, prego, però voi direte, tipo Fè, cosa, Fè, tu nella vita cosa avevi fatto fino a questo momento? Io avevo studiato, avevo, ecco, giocato, quindi, a calcio con niente, gli amici. Non avevi fatto niente. No. Per cui la tua vita valeva nulla. Adesso tu cosa puoi dire se sopravvivi? Che sei stato qua. Che sono qua, che il capitano mi ha salvato da questa bruttissima esperienza. E se muori potrai comunque dire che sei stato qua, che non ma te che ne sei faccio? Andato. Oh, lascerai ai posti. È un racconto. Lion, c'è un problema, si sta facendo di lato. Quindi piano piano, buono, scivolerete, ragazzi, in mezzo al lato. Mettiamoci un pochino più qua, va bene così. E io che faccio qui? No, no, stai in campana, stai benissimo. Allora, tipo, c'è Red, no, Red nella sua vita, che cosa è lui? Nulla, una pezza da piedi praticamente. Ma io sì, lavavo solo i piedi agli altri capitani. Vedi? Pure agli altri capitani lo lavavi i piedi, ma sì, va bene. Adesso invece tu puoi dire che sei stato sul grande naufragio del Titanic con il capitano Lion VGF, incredibile. Mamma mia, che quale onore! Pure morissi ora sarei felice! Lo so, però attenzione, perché io adesso ho l'arma segreta, il razzone dell'inizio. Sì, e che fa? Chiama gli aiuti! Di brutto, verranno a prenderci, guarda. Capitano, lo spari! Adesso, adesso arrivano gli aiuti, eh. Che bello! Adesso guardate come arrivano a salvarci, eh. Arrivano via mare o via aerea? Non nessuno. Da tutte le vie. L'acqua quasi, No, no, adesso arrivano a tirarci fuori, ecco. Capitano, zitto! C'è le chiappe ultime, no? Zitto, stupido. Lion, sì? Lion, sì? Vieni qua, vedi la barchetta quella mia. Quando sì, stiamo a pelo d'acqua saltiamo nella barchetta. Buona idea, però non capitano, sta venendo nessuno, strano. Capitano, posso salvarmi con lei? Non lo so. Perché se salvo te la devo salvare prego, anche capitano. Red, che poi poverino sì, si potrebbe ingelosire. La prego, poi muoverò il bacino per lei sulla barca. Manca poco, stiamo affondando. No, ragazzi, salvi. Ragazzi, tranquilli, tranquilli. Mi abbracci, la prego. Sta scendendo molto in fretta. Gli aiuti. Ragazzi, gli aiuti non arrivano. Capitano. Che facciamo? Nella barchetta, però c'è spazio solo per me e Anna. No, no, no. Sì, perché se no si affonda. Se ci viene Alex, affonda la navetta. Vieni. Capitano! Capitano! Anna, sei una budella. Stavi affondare la nave. Vabbè, andiamo, ragazzi. Scusate. Oh, non salite. Oh, ma cos'era sto mercato? Di idioti? Cos'era capitano, sto mercato? Capitano, aiuto! No, no, non venì. Non venì vicino a me. Io me ne capitano, vado. Mi prenda sotto almeno. No, non ti prendo. Vi ammazzo coi razzi. Vi ammazzo. Ti prego. Zitti. Squalidi. Siete morti? Sì. Ciao allora. E noi invece abbiamo vinto, Anna. No, bravi. Fortunati. Ma te è uscito scritto fallito perché? Allora solo io ho vinto. Bravo. Arriva il capitano. Adesso ragazzi però abbiamo giocato. Adesso questo qua era per provare. Ma adesso no. Adesso è la mappa vera. E voteremo questa qua più a destra. Questa qua con i container. Bellissima.
Questa è molto più difficile da sopravvivere. L'ho già vista, guarda quanto è bella e grossa. Capitano, come vuole chiamare questa nave? Le chiappe enormi di Alex. Vabbè, allora questa volta più andiamo difficile. Andiamo al caffè. No, andremo. Inizieremo dalla sala motori. Quindi sotto. È delle... difficilissimo, difficilissimo. Dai, metto dentro prima l'acqua. Venite. Dammi, capitano. Oh, il prossimo che parla e non dice nulla e poi, fa, casino. Io vi giuro, lo faccio annegare con gli squali, Stupido. No, la prego tutta, ma non gli squali ci mangerà. Che tua madre è tutta nuda sempre. Perché? No, no. Tradizione forse della sua città. Sirena. No, le sirene ce l'hanno le squame. Tua madre no, è proprio nuda dalla testa ai piedi. Sempre nuda, va in giro ma nuda. Ma dove stiamo andando? Pure la mamma di Fè a volte, non so perché. Perché? Perché ogni lo fa? Così, ogni tanto. Nella barca sempre nuda. Però. No, quella di Red sempre, proprio una cosa incredibile, non smetterò. Fascinato dai capitani valorosi come te. Beh, come biasimarla del resto. Ma scusate, ma dove cacchio? Tu lo sai, tu sei il capitano. Infatti, guarda dove vi ho portato. L'acqua! No, 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 l'acqua. Anna, andiamo, tranquilla. Anna, hai preso male. Sono incastrata nelle scale! No, dai, non incastrata, mi la salvare! Aspetta! Mi hanno calpestato, mi hanno piantato nel pavimento. Ragazzi, continuiamo a salire, dobbiamo arrivare in cima! Più in alto! Allora, ti seguiamo! No, qui ancora bassi, ancora più in alto. No! Più su, ci più sono su. Sono le cabine lì! Qui tipo, vediamo. Capitano, capitano, mi sento le mutande bagnate, l'acqua è vicina. Quella è la cacca sciolta. Oh no. Che schifo. In una situazione del genere è normale. Ho paura. Qua ci sono altre cabine, ragazzi, non va bene, dobbiamo salire di più. Ma quanti piani sono? No, ma è enorme, ma è grandissima. Ma raga, più in alto di così non si può andare, dobbiamo uscire. Da qua si esce però. Ah, siamo nella stanza del capitano. Qui. La tua stanza. La timoniera, ragazzi, ma che bello. Finalmente possiamo dirlo, siamo salvi. Ma questa nave sta affondando. Guarda! Dal capitano, ma non c'è una lancia di salvataggio? Certamente! Ci sono i sommergibili di salvataggio. Bellissimi! Ma non c'è spazio per tutti, però ve lo dico già. Perché ci sta spazio? Sì? Allora, devo fare. In quanto capitano, mi spetta il ruolo molto difficile di decidere. Anna, vieni immediatamente qua. Stavo vedendo se entrava l'acqua. Non devi vedere nulla. Stai tranquilla, cosa? Che entra. Si vede che il dietro della nave sta proprio sprofondando come le chiappe di Alex. Allora, devo decidere io chi si deve salvare. Allora, darò a ognuno di voi l'opportunità di dare una ragione per cui si deve salvare. Qualsiasi, a sua idea. E inizia tu, Anna. Ma no, aiuto, ti prego, paura. Anna non si salva. Metal Mavio. Ci conosciamo da un sacco di tempo e ci vogliamo bene. Sì, sì, va bene, Mario si salva. Questo è semplice ma funzionante. Alex Nauz. Lion, io potrei Alex essere non si utile. Salva. No, la prego, la prego, faccio parlare almeno. Stefano Ones. Io perché sono simpatico e porto allegria in questo mondo. Ne indovina chi altro non si salva? Prego. Esatto, proprio tu. No. Beh. Perché voglio stare con il sommo capitano? Siamo amici da tempo anche noi. Mi sa che un altro non si salva. Ma che, no. Che copia? Red. Capitano, se io sarò morto, non potrò organizzare l'appuntamento con quella sirena. Di tua madre, va bene, dai. Va bene, giusto per curiosità. Bene. No, per provare, Anna, una sirena, magari certo, le io affogo coda. E tu vai con le sirene, no, va bene. Ma tu puoi stare a bordo. Hai detto che non ma ti pare venire. Che non ti faccio salire? Bah. L'hai detto a te. Ma scherzavo, no? Io non l'ho sentito, comunque. Ragazzi, diamo una controllata alla nave. Ma è completamente andata la parte di dietro, Stavo cadendo! Pensate a tutte le povere famiglie che ora sono morte. E noi qua... No, in realtà è una nave mercantile. Vabbè, no. Comunque i poveri marinai che la stavano navigando e sono morti. Tipo... Lion! Se vuoi salire sulla scialuppa di palvataggio... Saluta. Devi salirci adesso, altrimenti verrai inondata e portata nell'infero del mare. Vabbè. C'ha ragione. Allora io sai cosa faccio invece? Confido di nuovo nel mio razzone artificiale di emergenza. Ma chiami gli aiuti! Ecco qui che adesso arrivano gli aiuti. Vabbè! Adesso arrivano. Non vedo nessuno! Se tu lanciassi in cielo magari! Aiuti! Dove siete, aiuti? Adesso arrivano! Un attimo. Già li sento, eccoli! Ecco gli aiuti. Sento proprio che arrivano gli aiuti.
Che bello. Ci hanno abbandonato qua, capitano. Questa è una probabilità, in effetti. Ragazzi, salvataggio. Non vi preoccupate, restate qua. Vado a calare una scialuppa e poi ci andremo. Aspettatemi qua. Questa è una missione da capitano. No, capitano è pazzo, Ile. Ci penso io. Come rischia per noi? Sto rischiando. Capitano. Ci dovrebbe essere un pulsante di calaggio qua. Oddio. No, cali. Cazzi. Cala. Non cala più, mi sa che è andata, Come non cala? Non ci posso credere. Ragazzi, la scialuppa è proprio c'è bisogno di una scialuppa per la scialuppa, mi sa, ragazzi. Ritorno su da voi. Non vi preoccupate. C'è magari sempre c'è un piano B. La sua prua. Puppa, Anna. Poppa. No, poppa è quella in acqua. Poppa è quella in acqua. Ah, ragazzi, ho trovato il negozio di dolci che c'era nella nave, però, Che buoni, che figo. Se dobbiamo depassare, andiamo là, no? Passeremo gli ultimi istanti delle nostre miserabili vite mangiando dolci. Eccomi che sono ritornato. Capitano, posso prendere una zattera per me? No, non ce n'è. Ce n'è più, finita le zattere. Ma come facciamo? Però guardate cosa ho capito io. Allora, siccome la nave si sta impennando di qua, se noi ci mettiamo così, non moriamo. Ma lei è un genio. Ma lei è bravissimo. Fotonico, fotonico. Sì, perché scialuppe non binne altre. No, due erano. E però, due stanno sott'acqua. Attenzione, perché tutta il più andare verso su. Stai zitta, sciocca. Perché Zaretta, il capitano c'ha la possibilità di scioppare il motoscafo o la zattera di salvataggio. Allora, vado di rimorchiatore, 299 Robux. Questo salva la nave intera, altro che solo noi. Siete pronti alla salvezza, fratelli? Ci penso io. Oh. Capitano, dov'è? Nel rimorchiatore. Arrivo! Sto arrivando, ragazzi! Resistete! Venga, capitano! Ah, c'è spazio per tutti, è qui, È enorme il mio rimorchiatore, l'ho chiamato... Salvaci! Rimorchiatore della mamma di Alex. Sto arrivando, fratelli! Madonna! No, resistete! Resistete! Eccomi, fratelli! Salite! Salite, presto! Vai tutti! No, è morto Mario! Vabbè, ce ne sbattiamo le balle, ce ne faremo una ragione. Allora, ragazzi! Attenzione! Onde evitare problemi, Alex, scendi immediatamente dalla nave. Scendi. Guarda, ti riporto dove eri prima. Vai, grazie. Vai là sopra. Vai. Ecco qua. Vai. Capitano, ho visto che c'è un'isola laggiù in fondo, ci andiamo. Aspetta, proviamo a speronare così Alex affonda. Che cattivo. Ma si chiamava la SS inaffondabile questa. Non è inaffondabile. Aspetta, proviamo a spingerla così. Oddio. No, capitano! Abbiamo bevuto l'acqua. Aspetta. Capitano, Madonna Alex, te la affondo questa barca. Aiuto, capitano, sono poppa. T'aiuto, porca zozza. T'affondo. Ragazzi, è proprio dura da affondare sta bestia. Oddio. No, ragazzi. Madonna, ragazzi, ci ribaltiamo di brutto così, No, capitano, attenti. Madonna Alex, te la spingo fino a sotto il mare. No, la prego, mi lasci vivere. Zitto, maledetto, ragazzi, bisogna affondarlo, Non c'è speranza, se no l'umanità potrebbe perire se non affondiamo Alex. Muori, maledetto. No, vuoi a mare? Aiuto! È salito a bordo! Non salire a bordo, No, sono davanti, sono in acqua, sto morendo. Come mi dispiace. Madonna, no, mi dispiace proprio, mi dispiace. Che fa l'effetto ancora, Lion, aiuto. Però peccato che non si può spaccare la nave col rimorchiatore. Io l'ho scioppato sperando che fosse devastante. E invece è così devastante. E invece ti hanno fregato. Mannaggia, fammi vedere dove siete. Dove vi siete sistemati? Qua sotto, capitano. Qua sotto nel salottino. Fammi vedere un po', perché comunque vedo che la nave è un po' appesantita, No, non lo dico. Purtroppo. Possiamo lasciare qualcuno sull'isola deserta. Sì. Oppure. No, che idea. Siccome l'isola deserta è molto lontana, potremmo lasciare qualcuno qui. Fammi no, fare. Ti prego. Farò con un metodo scientifico, ragazzi, per decidere in base a determinati parametri chi deve essere lasciato qua. Ottima idea, capitano. Ci avvicinavo a lei. Sapevo io. Recivete sul comò.
Ho deciso te. Perché io? Mi spiace. No, no, prego. Non te. Te. E chi? Io? Ma perché io? Perché il radar ha determinato che sei stupido, quindi... Ma capitano, l'appuntamento di prima! Lo so. Preferisci che ti lascio sulla barca che sta affondando oppure direttamente in bocca agli squali? Sì, in bocca agli squali è più bello, secondo allora, me. Allora ti lascio sulla nave. Aspetta un attimo che andiamo. Così... ma non ce n'è più nave! No, ce n'è un pezzettino, appunto! Guarda, è pieno di nave. No, devi andare lì. Vai un sulla. Piccolo pezzetto. Non ce n'è più. È finito. Poco. Vabbè, vai lo stesso. Vabbè, ma sei sta affogando, capitano. Vabbè, anche meno. Esagerato. Hai paura delle profondità? Stai sereno. Ma cos'è quello? Uno squalo. Sì, fatti possedere. Vabbè, noi invece ce ne navighiamo verso l'orizzonte e verso l'isoletta lì, ma non credo che ci riusciremo ad arrivare, però. Ma sì, che è vicino, vedo anche gli ombrelloni. Che ci sono. No, l'isola! La festa! C'erano le donnine spogliatine. Eppure gli uomini spogliatini, c'era tutto. Vince, no! Ti piace di tutto a te, ormai. Quello che trovi, perché tanto non trovi nulla. Va bene tutto. Un'altra nave, ragazzi. Ma è ancora più grande di quella di prima. Andiamo a capitanarla nella zona del caffè. Ti seguiamo, capitano. Che schifo, ma è quello di prima. Va bene. È quello di prima, sì. Sediamoci. Ah, che bello. Tanto al di fuori non sta succedendo niente, ragazzi. Quindi possiamo stare super tranquilli che questa nave non affonderà. Perché questa nave qui è la SS inaffondabile. Hai sentito parlare? Non è. Stai. Vieni qua, Alex. Ecco qua, ecco qua. Allora, porti sfiga, No, no, capitano, vieni, non volevo. Vieni subito qua, no, adesso da giusto io, vieni qua. Non mi porta, capitano. Vai nel sommergibile. Ma perché sono io da solo? Zitto, perché fai schifo, devi morire. Speriamo che ti vada a finire male. Allora, aspetta, sganciati. Non si sgancia sto coso. Vai, vai. No! Vai, vai. Ragazzi, salutate Alex che non torna più. Ciao! Vai, immergiti. No, capitano! Capitano, la barca stava colpita da un'altra barca, guardi là! Oh, è vero, ragazzi! Com'è possibile? Madonna, quello è un imbecille! Ma non sanno guidare! Ma chi gli ha dato la patente a quello? Ragazzi, venite fuori, tutti nella bargulupa di salvataggio. Alex, esci! Arrivo! Ma esci, non posso stare seduto qua? No, non devo uscire, ok, perfetto, grazie. Cazzo, ragazzi, occhio! Ragazzi, non può tenere il peso delle chiappe tutti quanti! Aiuto! Zitto, tu, stai fuori! Anna, ma quanti posti ha sto schifo? Tanti, ma devi andare più avanti, io sono alla guida. Ma come si entra? Dalle zone arancioni scuro! Madonna santa, raga! Capitano, attento! No, e che ci fate voi dentro, Ferred? Hai ragione, usciamo subito, capitano! Vado via dagli squali! Cioè, ma io non so, questi neanche chiedono il permesso. Vuoi guidare tu, Lion? No, Anna! Portaci alla salvezza, prego! Abbiamo l'acqua dentro, Lion! Sì, ma è poca. È per il bilanciamento della nave. Cioè, quell'acqua lì ci deve essere. Se non c'è, poi è peggio. Tiro un razzo. No, qua dentro no! È pericoloso! Non posso? Ho tirato lo stesso. No. Oh, ma comunque ci siamo salvati tutti, È buonissimo. No! Tutti no! Chi è che manca? Le chiappe sono a fondo! Dove devono stare? A fondo, devono stare. Ma che vuol dire? Non mi salvi mai! Innalzi il livello del mare! Oh, là sopra si sta bene al fresco? Molto bene! Sì, capitano, lei occhio è a saltare! Oh, marrano che non fate tre salti! Vai, Anna, rifallo! Non ho fatto niente! Ah, ok, allora saltate tutti e due insieme! No! Vabbè. Sai come si chiama questa? Selezione naturale. No, non ci prenda. Vabbè, l'isola nostra è di là. Io non c'ho voglia di arrivarci, perché non mi sembra che c'è nulla. Purtroppo potrebbe essere una delusione. Però, le donnine! Ma non mi sa che non binne, perché non vedo nulla. Ma una fregatura! Lo so. Ma per te tanto non c'erano comunque. No! Perché non piaci. Quindi... No. Mi dispiace, ma mi sa che è una delusione. Tu vedi qualcosa, Anna, dritta? Ma guarda, vedo alberi a punta. Pure io. Non ci sta niente. Mi piacciono gli alberi a punta? Ma
Beh, ad Alex piacciono. Ha stregato li adora, quindi non c'è purtroppo. Questo già la mamma di Red Dragon pure fa la mamma di Fe. Mi piacciono un sacco. Gli alberi a punta quando è Natale fa l'albero e poi vabbè. È bello comunque così. Non c'è nulla, però è bellino da vedere, va bene. Siamo contenti così, ragazzi. E vai! Che bello! Andiamo a terra. Ma c'è una grotta! Ma, davvero? È vero! Oh Madonna, che avventura! Questa è un'avventura per persone selezionate, comunque. Non è Alex. È vero, per i migliori. Non fe. Tanti due non ci sono. Dai, però. Red, poverino, meritava di star qua, Dai, grazie, posso venire dopo? No, perché purtroppo. Oh, ma guarda che bella grottona. È scintillante. Wow! Con tutte le stalagmiti. La nostra nuova casa. Potremmo vivere qua per tutto il resto del nostro. Ah, guarda, questo posto. Volevo venire anch'io. Ma io mi fermerei, ragazzi. Continua. Questa modalità non ha altro da offrire, secondo me. Insomma, stiamo proprio andando a raccogliere. Che hai trovato? È viola qui. Vabbè, allora. Allora è bella. Allora capitano, è bella. Ma ci sono le ballerine cubane? Belline? Vediamo se sono nel fondo dove il viola di solito vuol dire che è porco, Quindi magari. Madonna, ma tutta l'avventura era qui, fa? Scusate! Ma sono qui sopra! Noi banditi! Sento un rumore di musica e di gonne che scuotono! Sento sonagli e capezzoli! Ah, c'era un achievement, però. Cacchio, questo è per persone selezionate, ragazzi! Ma che bello! C'è andata pure meglio delle donnine, pensa te. Per oggi però ci fermiamo. Grazie di aver assistito a questo naufragio tragico con noi e Lion out! Ciao!